Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per andare a vedere Samsung in uno spot dove dissa Apple, che poverina mia, non ne ha colpa, perché naturalmente Samsung ha sempre avuto questo vizio balordo, aggiungerei io, di dissare le altre marche nei suoi spot. L'aveva fatto con Motorola, l'aveva fatto con Huawei, adesso tocca ad Apple, perché naturalmente diretta rivale di Android era Apple, e quindi Samsung è andata a dissare Apple in un suo spot. Che adesso andremo a vedere, andremo a fare la reaction, perché non l'ho ancora visto. Però so che è successa questa cosa, perché i commenti ne girano ovunque sul web, questa cosa che Samsung ha dissato Apple, e come poteva alla festa non mancare il fanboy di Apple per difenderla, come fa sempre. E quindi ragazzi, iniziamo subito a vedere questa reaction, mettiamo tutti i soldi, dimentichiamo, e andremo a vedere subito che cosa è successo. Aspetta un attimo. Ok. Allora, prima questo video si trova su YouTube, come tutti gli altri video normali. Bisogna andare a cercare Samsung Moving Up. Moving On, scusate. Eccolo qui. Questo qua, ragazzi. Che dura circa... Vedete, tra l'altro tutti quanti che scrivono su Simone Russo. Andatelo a seguire Simone Russo perché fa dei bei video. Anche per il Geek Tutorial dovrebbe esserci. Comunque vedete tutti quanti che... sì, tutti che... Samsung trolls Apple again, quindi tutti quanti che dicono che trolla Apple. Andiamo a vedere, veloci, poi. Ok, mettiamo schermo intero. Ok, prima di tutto ragazzi, già che ci sono, ve lo dico in poche parole, già leggendo in basso, model showing is iPhone 6 with iOS 11.2.6. Ragazzi, questo vuol dire che in questo spot ci sarà un iPhone 6 con iOS 11 beta 2 versione, no, beta 6 della versione 2. Tutti gli altri modelli di iPhone sono adesso disponibili. Screen Images Simulator. Vuol dire, ragazzi, questa frase, Screen Images Simulator, vuol dire che in questo video ci sarà un iPhone con iOS, però fatto al computer, che in realtà non sarà un vero iOS. Anche perché se no, giustamente, la prendi in giro del pagare. Ok, quindi lasciamo fare, iniziamo, forza. Vediamo se si vede un po' più, come si fa, 1080. Ok, vabbè, dai, va al massimo. No, praticamente c'è questa qua, l'aeroporto, che va? Ok, ho capito tutto. Praticamente questa qua, l'aeroporto, naturalmente deve pagare un volo, ce l'ha prenotato sul telefono, e gli fa, ecco qui, scusa, aspetti un attimo, un po' lento. Poi spunta la cinese, naturalmente, con l'S9, tac, ed è andata. Sua mamma che gli fa il messaggio con scritto Did you agree from that iPhone 6 yet? Vuol dire, ha aggiornato quell'iPhone 6 già, e poi gli manda le faccine di iOS. Non l'ho capito, sinceramente, aspettate un attimo. No, aspettate. C'è lei che è sull'aereo, col tra l'altro il telefono in modo... Ma ci credo che non ti va in modalità aereo, vabbè, Sean Penn. Lei che è su un aereo cerca di guardarsi un film e non va... Ah, ok, ho capito. Lei cerca di guardarsi un film, non va, e spunta sto qua con l'S9 Plus che tranquillamente riesce a vederlo. In realtà non è vero, perché cioè, anche gli iPhone vanno su internet, zio, tanto per dirtene una. Poi andiamo avanti. Sì, fa un'occhiataccia lei, allora, stare zitta. Sì, questa è praticamente, c'è cioè, lei che... cioè il diluvio universale, c'ha un iPhone, si chiude dentro un taxi e poi spunta fuori una con l'S9 che giustamente dice che il taxi è il suo di andarsene. Lei allora dopo trova un altro taxi e piangendo tra l'altro gli chiede al tassista se lo può all'Apple Store, appunto, e va all'Apple Store, che tra l'altro questo qua non è neanche un Apple Store, però non importa. Dice, il mio telefono è veramente molto lento. Ha detto, puoi aumentare le performance, dice che però la batteria non durerebbe niente, perché infatti Apple ha fatto questa scelta che sui vecchi telefoni la batteria dura di meno in base alle prestazioni che si danno. Or you can just upgrade it. Ecco, un modo per... No, non ci credo. Ha detto, un modo se non cambiare iPhone. Ma questa cosa...
Assurdo, che problemi al cervello ti vengono per cercare di fare una cosa del genere. Scusa ragazzi, ma con la noce in testa, con la noce in testa. Non so cosa dire. Tre cose, geniale, devi morire Samsung, anche qua sì, anche perché Samsung, ma veramente, cioè, non mi rendo conto. Cioè, Apple, povera santa, che si fa un iPhone nuovo, lo fa uscire solo perché c'è sta rientranza e la prendo in giro con le carte, allora non so, cioè, sempre dicendo Apple, comunque, cioè, mi sembra normale fare una cosa del genere, colpe io, tra l'altro, con l'AirPods. Allora, c'è cioè, il padre con la noce, il figlio con la noce dell'AirPods. E poi naturalmente, ma figurati, adesso naturalmente fa vedere che lei adesso è tornata a casa, non c'è più il sole, c'è il sole, sto preso un S9 Plus. Oh, la vita è bella. E poi di continuo aggiornato sulle cose. Cioè, ragazzi, ma non mi rendo che conto. Ma l'intelligenza umana? L'intelligenza umana dove è andata? A farsi mangiare? Cioè, ma mi dovete dire. Allora, gli spot pubblicitari, io lo so per esperienza perché ne ho fatti, gli spot pubblicitari servono per dare al compratore un'idea di marketing per comprare il tuo prodotto. Cioè, ad esempio, l'S9 Plus è identico all'S8, ma la fotocamera è migliore. Tant'è che infatti potevano far vedere, non so che, non so, che praticamente l'S9 Plus avesse la fotocamera migliore, potevano farlo vedere, no, naturalmente non l'ho fatto vedere, ho fatto vedere soltanto che Apple fa schifo, perché sono smetti, che Apple fa schifo, anche se non mi piace, che Apple fa schifo, naturalmente, che tutti i telefoni dell'Apple sono lenti, come il cucco, tra l'altro, mi sembra normale paragonare un iPhone 6 a un S9 Plus, cioè, a sto punto paragonavi l'iPhone X, l'S9 Plus andava anche bene paragonarlo, cioè vedere tipo che l'S9 Plus c'è una fotocamera migliore rispetto all'iPhone X, perché è vero, è la migliore, ma cioè Android che è più leggermente, non solo quest'anno perché iOS 11 quest'anno è lento. Potevamo far vedere, non so, che iOS 11 punto, che Android 8.1 è più veloce di iOS 11, ma ci poteva anche stare. Ma paragonare un iPhone 6, cioè di 4 anni fa, con un S9 di quest'anno, ma che senso ha? Infatti, cioè, mi sembra normale. A sto punto paragonavi l'iPhone X all'S9 Plus, aveva più senso. Oppure l'S8 all'iPhone 8 facevano un bel paragone, perché alcune cose c'erano migliori dell'iPhone 8, alcune dell'iPhone Samsung S8. Però, cioè, ragazzi, veramente. Ma uno che guarda sta pubblicità, che non ha mai visto Samsung, ha avuto solo Huawei o non so che cosa. Secondo te, uno che ha un Huawei, guarda sta pubblicità, si prende un Samsung, ma dai, ma è ovvio che non se lo prende, cioè, è soltanto una pubblicità che prima non ti fa capire che è migliore qualche cosa dell'S9 rispetto a un iPhone, vabbè, questo lasciamo perdere, e secondo, guarda questo video, capisce soltanto che la Samsung prende in giro Apple, basta, non capisce altro, e se non conosce Apple, magari lo scambio del proprio telefono Samsung, lasciamo perdere, ma comunque, cioè, vedete, questa è una pubblicità sbagliata, una pubblicità fatta male, ma perché, cioè, l'idea di marketing, se uno guarda uno spot del genere, comunque non ha senso, perché non sponsorizzi il tuo prodotto, metti in giro quello, prendi in giro quello di un altro, e non si fa, è sbagliato, anzi all'epoca era anche una cosa illegale addirittura, in Italia fino a qualche anno fa addirittura fare una pubblicità così era illegale, adesso in America non è più, ma prima era illegale, tant'è che ogni volta che si cercava di fare una pubblicità comparativa dove si comparavano i due prodotti, si poteva farlo, era giusto, ma fare una pubblicità così, no. Vabbè, ragazzi, cosa vi dico? Era la pubblicità di Samsung, era il giro Apple, moving on, e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo video, mettete un pollice in su se vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa avete pensato di Samsung adesso, e che cosa avete pensato della povera Apple che si è messa contro questa cosa. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!